Allora, il film che avete appena visto è il primo capitolo della trilogia tratta dal Millennium di Stieg Larsson, Marsilio editore, e c'è presente in sala il presidente di Marsilio, Cesare Vinicheis, e io ho il piacere di presentarvi il produttore del film, Soren Stermosa, il regista del film, Nils Arden Opler, e colei che ha interpretato l'icona di questo millennio, la Lisbeth Salander, Noomi Rapace. Welcome. Bruna Camarano ci aiuterà come sempre. Bruna, tu sei all'ultimo posto dall'altra parte. Non può sarà simultanea, tutto dovrai tradurre o si domanda perché abbiamo un microfono. Credo che sarà. Credo sia la cosa migliore, dimmi tu. No, lei riesce a fare la simultanea a te? Ok, allora grazie, allora allora, come stavo dicendo, il film esce questo venerdì 29 di maggio. Bim Distribuzione esce con 450 copie. Il un dato significante che dimostra la grande attesa per questo film anche in Italia, così come è stata in altri paesi europei dove è già uscito, è che già giovedì 28, il giorno prima dell'uscita, 150 schermi di sale sparse per l'Italia hanno prenotato per l'anteprima il pagamento del film e sono già andate tutte esaurite, così come era successo all'anteprima nazionale che aveva organizzato BIM insieme a Marsilio per l'apertura del Salone del Libro il 14 di maggio, esaurito in pochi secondi. Ma io non rubo altro tempo, lascerei a voi la parola per fare le domande ai protagonisti, al produttore, al regista e a Noomi. Cinzia Romani? Buongiorno, una domanda per il regista. Vorrei chiedergli se Uomini che odiano le donne può essere in realtà interpretato come un film che si basa sull'odio dell'uomo verso l'uomo, con un riferimento molto specifico anche al nazismo e alle crudeltà storiche che spesso si riaffacciano anche nell'Europa di questo millennio. Well, I think that in the story of Stieg Larsson and in the film, it was important for us to have the past, the history, the threats of Sweden's relation to Sweden's relation to Nazi Germany, and to have these threats up against the story that influences the present time. But whether to call it a story about, you know, like the cruelty of, I mean, I think that the story of the cruelty from men to men or men to women is a very well-known chapter in European history. I wouldn't say that when we made the film I didn't particularly focus on that. I focused more on the, what you could say, the political message of Stieg Larsson, which is really society's cruelty to women, the patriarchal kind of behavior of men in power, and of course the direct violence against women, which is, you know, shown through very much through Lisbeth's character. Diciamo che
in un certo senso nella storia di Stieg Larsson. Io ovviamente credo che fosse importante, estremamente importante, abbiamo ritenuto importante per tutti quanti noi comunque tenere conto, tenere presente il passato, la storia, anche i rapporti della Svezia con quella che è stata la Germania nazista, in un certo senso vedere un po' come queste tracce, come questi elementi poi comunque hanno influenzato e influenzano la situazione attuale e i tempi moderni. Però non so se definirla un po' come la storia dell'odio dell'uomo verso l'uomo, contro l'uomo, o in un certo senso delle crudeltà, perché questo discorso delle crudeltà dell'uomo contro l'uomo in realtà è una storia ben nota in Europa. E quello che noi abbiamo cercato di fare è stato più, forse, è almeno quello su cui io ho posto maggiore attenzione e enfasi, è il messaggio politico che Stieg Larsson voleva trasmettere. L'idea che la società contemporanea in realtà è crudele nei confronti delle donne, ha voluto un po' accentuare l'aspetto del comportamento patriarcale di questi uomini al potere, quindi di questa violenza diretta contro le donne. Senta, io vedendo questo film ho pensato anche molto alla biografia stessa dell'autore, perché è un po' come un giallo, è finito, diciamo, anche la sua vita. Allora, due domande. Volevo sapere se nel comporre questo personaggio, cioè anche sullo schermo, avete pensato a lui, e poi volevo sapere anche se voi sapete come è andata. Il giornalista. Certo. È una domanda per il regista, ovviamente. E poi volevo sapere come è andata a finire anche la faccenda dei diritti, perché pare che ci fosse già pronto il quarto, se sono andati alla compagna, se si farà il film, come, a che punto sta? Perché anche questo mi sembra un giallo legato al film. Grazie. Take the first question and Søren will take the second one. When we were doing the film and writing the character, of course we were discussing Blomqvist's character a lot. I think that Blomqvist's character in some sense is an alter ego of Stieg Larsson himself in one way, and also to the point that he certain places in the book nearly becomes a fantasy. It was very important for me with doing this film that that Blomqvist and Lisbeth became very, very realistic characters and very characters with great credibility. So I think that we, in our work with the characters, we turned more towards realism and a little bit away from like Lisbeth being a superhero and Blomqvist being very popular with the women and the stuff. We kind of toned that down and went for the very realistic approach. Io intanto rispondo alla prima domanda, poi magari forse possiamo chiedere al produttore di rispondere in particolare alla seconda parte. Sicuramente nella costruzione del personaggio di Blomqvist abbiamo in ogni caso considerato e tenuto conto della biografia di Stieg Larsson, anche perché in un certo senso Blomqvist è un pochino in alcune situazioni, per certi aspetti, una specie di alter ego di Stieg Larsson. Ci sono dei punti del libro in cui forse diventa un po' troppo il personaggio, come il personaggio di Lisbeth, a volte diventano un po' troppo personaggi di fantasia. Invece quello che noi abbiamo cercato di fare nel costruire due personaggi per il film è stato di renderli quanto mai credibili, e quanto più credibili e quanto più reali e realistici possibili. Nel libro Lisbeth a volte appare un po' come un supereroe. Noi invece abbiamo evitato, ci siamo allontanati da questa immagine e abbiamo cercato invece di accentuare molto più l'aspetto del realismo, l'aspetto della credibilità del personaggio.